questo è panico. Panico sì, e ansia. Sì, quello ormai è finito. Ma andrebbe uscire meglio. Perché tanto è finita la cosa. Vai Michele. Questa che come si chiama questa prova? Questa è la prova di accelerazione. Cosa bisogna fare? A 2.20 deve evitare di toccare le strisce bianche. A 2.20? No, massimo a 50 all'ora. Ma se devi mettere la testa non per forza. Se ti piace che la metti. Basta che fai. Cioè, tu devi fare scruscio con la moto. Deve sembrare che stai volando. Che se leva com'è? Brava, brava. Penso però non, meglio non fare pronostici prima degli esami. A me interessa poi io rosa. No, perché poi. Poi appena abbiamo il foglio rosa ti metto in prenotazione. Il foglio rosa quando c'è. E questo che prov'è? Questa devi fare quello slalom là alla fine. Però vai di prima, seconda, arrivato al primo ai cubi brilli, devi scalare di marcia. Ecco, sei seconda, la scali e fai quello slalom. E invece ecco l'ultimo. Eccellente la prova. Sì, l'ultimo invece praticamente devi stoppare alla fine come se stai attraversando improvvisamente una vecchietta. Sai fare tipo la prova? No, l'ultimo, devi frenare di botte come se l'ultimo? Quando dove cade Francesca? Deve attraversare la vecchietta? Sì, sì. C'è l'istruttore che fuma nervosamente. Abbiamo qua l'allieva Francesca che vediamo questa prova di vecchietta, la prova della vecchietta. Ecco la vecchietta, ma non può essere la prova di vecchietta. E tu sei partito, ma lo sai? Perché la vecchietta la c'è in quel modo, no, è inquadrata. No, la vecchietta è la oltre. Prova della vecchietta, oltre la prova quadrata. Della vecchietta è la seconda, la terza prova. No. Detta anche la prova dell'alce. No, e la vecchietta resta al centro. E tu la schivi. Ah, la vecchietta però ti agita, torna indietro. Ma la vecchietta è capito che ho frenato troppo prima? Nel quadrato. No, per immersione a caldo. Perfetto, questo campo integrale è. Ok, io sei, vai, facci vedere molto centrale. Almeno qualcuno si è fatto il giro invece di spacciare la moto così. Ma subito con i guanti o senza? Subito con i guanti. Presentala tu. Ora abbiamo gli ossettini alla guida. Io sta mettendo i guanti. Poi. Adesso che mi ha contagiato la risanita. Prima di partire, quali sono le ultime parole? Che Francesca mi ha contagiato le famite, come dice lei. Che tu sai cos'è? Francesca mi hai contagiata! Vabbè. Siamo un'inquadratura tipo Gran Premio. Ma vedete quanto è pesante per me questa cosa. Ok. Vediamo questo. Ma tu hai scocciato la moto. Michele, però cioè, non hai le scarpe chiuse, non hai i pantaloni. Franci, mi tiri qua questo che c'è. Aspetta. Io no, c'è tipo il coso che mi pentola. Però già c'ho la prima, stiamo attenti. Vede il cattivo e è come il bullying, se parti storta. Bella questa con la trinagria. Bellissima.
Andiamo. Che te ne sembra della prova di Iosè? Brava Iosettina. Ma allora se vieni il giorno dell'esame no. No, del giorno. Ma vabbè, però Dina, non partecipi all'informazione. Che informazione? Che ne so, va, un barretto, la motocicletta, per esempio, parliamo della motocicletta. Allora, devi avere lo spezzone. Rotazione tecnica. Minimo un millimetro. Fine. Qua è la parte in accelerazione che devi fare meglio. Sì, ma se io freno con tutti e due? Freno con tutti e due e passo in avanti. Aspetta, devo cercare il folle. Abbiamo trovato il folle per Francesco. Ma perché non sono tutti e lascia aperta la visiera, per questo non sarà. Eccola. Sì. Anche perché è una... è ripartito. Era. E la vuoi fare tu la bandiera? Non la voglio bandiera. Guarda che ci ha preso tutto. Ma quelle gliele aggiunte dopo, quelle sotto? Sì, sono assolutamente illegali. La posso portare con la motocicletta così? All'esame la posso portare la motocicletta così? Vabbè, ma sono spente. Se non sono accese. Se no vengo col BMW, presso in assicurazione. E com'è finita? Sto facendo un giro di questi di prova e poi niente. Lo stai registrando già? Certo. Oh. Tu nel frattempo mi intrattieni. Molto bene. Siamo solo un equilibrista, non male. Ho frenato. Io Francesca la terza, quarta pista l'hai fatta a due. E lo so, io ho il terrore ormai di quella pista. Però almeno quel giorno niente, no? Di non cadere? No, di andare fuori. Ok, e ora mi viene, si esibirà per noi. Tu, dai, e fallo. Ma con la mia moto? Cioè.